benvenuti a questa serata VR, a questo format che abbiamo creato, che abbiamo lanciato a febbraio, per cui ogni mercoledì ci troviamo qui a Meet a parlare di realtà virtuale. E lo facciamo... Buongiorno! Prego, prego! Parliamo di realtà virtuale e lo facciamo attraverso un racconto, attraverso tanti racconti. In realtà questo format prevede di avere sempre con noi un personaggio in carne e ossa, oggi abbiamo Terrassa, una storia da raccontare, una storia che incrocia il VR, quindi sono storie, passioni, di ricerca che precedono il VR, ma che poi trovano nel VR qualcosa di interessante per fare un passaggio avanti. E infine un'esperienza da provare, qualcuno di voi già l'ha provata, l'esperienza la troverete giù nella lounge, si tratta proprio di un'esplorazione di questo paesaggio che vedete dietro di me e dietro di voi, quindi in cui siete immersi, e questo è un paesaggio creato da Chiara, creato dalla ricerca artistica di Chiara, quindi oggi andremo a parlare di questo, oggi andremo a parlare di arte visiva e virtuale, quindi questa è un po' la storia di oggi. Chiara, bene, benvenuta, come ti trovi? Grazie. Tutto bene? Benissimo, grazie per l'invito Alessandro. Ci mancherebbe, grazie a te di essere venuta, Chiara viene da Roma. E ecco, Chiara è un'artista visiva che si è innamorata del virtuale, o comunque si è stata attratta dal virtuale. Chiara, dici due parole su di te, raccontati cosa ti ha portato al virtuale, cosa ti attrae. Sì, io lavoro con la realtà virtuale, ma anche con la realtà aumentata, con le realtà immersive, da tantissimi anni, dalla fine degli anni 90. E mi attraggono diversi aspetti. L'arte attraverso la realtà virtuale, attraverso i mondi virtuali, sicuramente mette in discussione l'idea che noi abbiamo di realtà, e questo mi interessa, portandoci, costringendoci a confrontarci con un'altra spazialità, quasi ormai senza limiti, una sorta di altrove digitale che è ormai la nostra quarta dimensione diventata, è possibile da ignorare. Mi interessa lo spazio virtuale e le possibilità che esso ha di trasformazione, oltre alla propria funzionalità attraverso il linguaggio informatico. Quindi vado, utilizzo la realtà immersiva proprio per andare a scuotere quella nozione statica di architettura e di luogo, come dire, per espandere i nostri limiti percettivi oltre l'idea del corpo materiale. E quindi sono fondamentalmente attratta dallo spazio, vado a disegnare degli spazi virtuali che poi si sovrappongono a quelli reali per creare queste oscillazioni di senso impreviste, questi luoghi liminali. Quindi molte volte combino anche i vari mezzi, non solo la realtà virtuale, ma insieme anche la realtà aumentata e anche la realtà mista. Questa è anche un'opera di realtà mista. Infatti, la stavo guardando, siamo immersi in still life, è vero? È corretto? Sì, sì. Allora, in effetti, vediamo, ci stiamo muovendo in una realtà mista. Ecco, cosa intendi? Raccontaci come hai creato questa realtà mista. Allora, intanto un'altra cosa che mi interessa, forse brevissima, è l'idea, è la fruizione, come è cambiata la fruizione all'interno di questi mondi virtuali, perché questo che si riallaccia perché come ho creato Still Life. Dal momento, attraverso i mondi virtuali, sicuramente noi possiamo stabilire una dimensione intimistica dell'opera d'arte, poiché siamo immersi, e allo stesso tempo possiamo essere circondati dalla folla, da gente o da altre persone che lo stanno guardando insieme a noi. E questo poter riprogrammare il tempo di fruizione è molto interessante, perché ci dà la possibilità di godere dell'opera, di esplorarla con calma, sicuramente, di prenderci il nostro tempo, bisogna ripensare l'approccio alla fruizione. E questo nei mondi virtuali è un plus valore, davvero. E lo spettatore, qui, in realtà mista, perché potendo riprogrammare la fruizione, diviene cieco e interpellente allo stesso tempo. Cieco perché dal momento in cui indossiamo il visore, perdiamo automaticamente le coordinate cartesiane con lo spazio esistente, ma interpellente proprio perché riusciamo in questi mondi virtuali a iperfruire l'opera, iperguardarla, non ci limitiamo più solo a guardarla, ma
discorso di poter portare l'arte in luoghi inesplorati, mi interessa perché è così che poi, voglio dire, 25 anni fa l'aveva fatto già un tartaro, aveva portato l'arte in un luogo inesplorato, la street art ancora prima, quindi è così che si scoprono che insomma i luoghi o i non luoghi possono diventare musei o spazi espositivi in questo senso. Ecco, una cosa che volevo chiederti, tra l'altro chi tra voi ha già fatto le experience di sotto? Pochi, allora finito, poi dopo il talk ovviamente sarà a disposizione di tutti voi per farla successivamente. Io quando ho fatto questa esperienza, quindi quando sono entrato in questi paesaggi, sono entrato e li ho esplorati, e allora mi sono reso conto come fruitore la mia performance rispetto all'opera d'arte centrale. E questo va molto oltre la contemplazione tipica, no? di un'icona e dell'arte visiva più tradizionale, più museale. E ultimamente dico oggi molto di più. Mi sono chiesto, c'è un po' il rischio di essere frustrati quando effettivamente tu sei chiamato a fare una performance, insomma, sei chiamato ad esplorare un ambiente e non sempre ci riesci come vorresti. Sì, leggermente. Intanto tu ti sei trasformato in spettatore, come direbbe Poal. Quindi sei uno spettatore attivo, partecipe, in un luogo dinamico sicuramente, e c'è un po' di frustrazione, ci vuole molto tempo per approcciarsi ai cursori, anche all'esplorazione di un mondo virtuale, ci vuole un po' di tempo per maturare la tecnologia, quindi avere un po' di dimestichezza. Ora Still Life è un'opera davvero ampia, molto ampia, e tu mi stavi chiedendo prima come l'hai costruita. Però questa frustrazione si risolve dopo poco, diciamo, perché una volta dentro al mondo, sempre perché vuoi programmare il tuo tempo di fruizione, sicuramente riesci poi a bypassare quegli spoiler tecnologici per prenderti il tuo tempo e per andare a esplorare. Questo è stato un grandissimo percorso, la lavorazione di Still Life è durata 9 mesi. Still Life è un'opera multimediale composta da una parte che avete già visto qui giù in realtà virtuale e dall'altra parte che è composta da una serie di sculture reali, tangibili, fatte da me in ceramica e poi animate attraverso la realtà aumentata. Raccontaci meglio questo aspetto. Sì, e proprio perché la mia ricerca artistica gioca su quella dualità tra liminale e tra virtuale e tangibile, proprio per andare a esplorare la liminalità, nella dualità di questa soglia percettiva che si trova proprio tra virtuale e reale, io ricreo sempre una parte tangibile dell'opera, che comunque ha un cuore digitale. Le sculture reali, le sculture tangibili in ceramica, vengono animate attraverso la tecnologia della realtà aumentata, proprio per mettere in discussione quell'idea di reale e per dire, per andare proprio a esplorare il concetto di superficie, cioè di guardare oltre la superficie. La scultura non si ferma ad essere una scultura, ma viene animata, si trasforma in qualcos'altro. Quindi tu hai sentito bisogno, prima di creare questo paesaggio virtuale, di creare davvero questo oggetto e di andarli a cercare nella realtà. Sì, esatto. Still Life si compone da 4 ampie scene in cui ci sono degli oggetti reali, ma anche la fotogrammetria è tutta reale, e in queste 4 scene ci sono una serie di oggetti, tutto ciò che riguarda i parchi, la natura, che proviene da un lavoro di fotogrammetria che ho fatto di alcuni parchi di Roma, che potete vedere. Per raccontare, cos'è la fotogrammetria? La fotogrammetria è una tecnica di rendere tridimensionali delle fotografie, quindi di allineare determinate fotografie, si lavora per allineamento, si lavora anche sulla costruzione dell'oggetto 3D, creando una density cloud, una build, e si ottiene un oggetto tridimensionale dall'allineamento di queste foto. Quindi l'oggetto esiste, tu lo fotografi tante volte e poi costruisci l'oggetto. Sì, di solito sono 100 foto che vengono da un software. 100 foto oggetto, capito? Sì, vengono allineate. Per l'idea della fatica che ci sta dietro. È dura, sì. E praticamente questi
cesto dell'opera di Caravaggio piuttosto ma che... Ma dai, lì dentro quindi ci sono, hai citato delle opere reali. Sì. Ho capito, quindi io quando entro lì dentro posso trovare, insomma, quello è il cesto, oppure il ramarro che ha morso il bambino. Sì, così, bisogna capito. Prestare attenzione, guardare in basso, guardare in alto, prestare attenzione al ricampionamento delle texture, idem per quanto riguarda gli oggetti provengono da scansioni 3D di oggetti che provengono da casa di mia madre, per cui ho voluto ricreare questi oggetti della memoria, che io però riconosco anche se sono abilmente trasformati. Diciamo, Still Life è un quadro tridimensionale, ma natura morta, tridimensionale, scomposta e interattiva, dove all'interno ci sono tutti questi oggetti capaci di muoversi, di trasformarsi oltre la propria funzionalità, anche in accordo al pensiero filosofico del realismo speculativo, che vede gli oggetti come se avessero una intrinseca metafisica e fossero proprio capaci di trasformarsi in qualcos'altro, oltre da sé, diciamo. Still Life, essendo un quadro tridimensionale, per me si inserisce tranquillamente in quel filone storico-artistico di immersività che affonda le radici negli affreschi di Pompei e dove i giganteschi trompe-l'œil avvolgevano lo spettatore e lo proiettavano nelle scene di vita del tempo, ugualmente. Quindi è comunque, dicevi, è un'illusione che riprende comunque una storia che nasce molto tempo prima del digitale. Ah, sì, la storia dell'immersività in arte veramente affonda le radici negli affreschi di Pompei, ma poi ha avuto tutto un excursus durante il Rinascimento, il Barocco, nell'Ottocento, fino ad arrivare ai visori 3D che vestiamo oggi. Quindi, sì, questo filone dell'immersività in arte ha radici molto antiche e Still Life fa parte di questo filone qui. È un'esperienza dantesca per certi versi, perché lo spettatore all'interno cammina, deve scegliere determinati percorsi, avrete avuto modo di vedere, di scegliere questi percorsi piuttosto che altri più impervi, per vedere tutto, perché ci sono tantissimi oggetti con cui si può interagire. Gli oggetti ad altezza uomo, per esempio, si possono deformare sui vertici verticali, oppure si scossi, producono dei suoni che non sono propriamente quelli dell'oggetto, tipo il macinino da caffè, per esempio. Se scosso produce un suono del calpestio, dello zoccolo di sottolineamento di legno. Questo per creare quel senso di slittamento percettivo imprevisto sulla funzione proprio dell'oggetto e quindi la trasformazione in qualcos'altro. Gli oggetti giganti, vi invito ad arrampicarvi sugli oggetti giganteschi in modo da poter scorgere i panorami che si vedono da Still Life, e si può anche notare come Still Life riprenda la tradizione pittorica del landscape, oltretutto da questi scorci, ovviamente completamente destrutturata, decontestualizzato. E insomma, questo è un po' il lavoro che ho fatto. Quando l'abbiamo visitato ci ha dato un effetto di surrealtà, nel senso di essere entrati in qualcosa in cui appunto di non reale e dove ogni oggetto apre una narrazione col paesaggio, c'è qualcosa di surreale, no? Sicuramente. C'è un rimando. Sicuramente c'è tantissimo surrealismo qui dentro, ci sono tanti rimandi anche al surrealismo, è una natura morta sui generis, completamente. Quindi ci sono tante informazioni culturali in Still Life, tante nozioni, ci sono sicuramente il discorso del surrealismo è per quanto riguarda anche la trasformazione degli oggetti, no? Esatto, ovviamente la roccia di lì che si squaglia, quindi vedi la roccia che si frantuma e diventa qualcosa, sicuramente. Esattamente, gli oggetti proprio ti danno questa idea di surrealismo e un po' di Alice nel Paese della Meraviglia, però poi ti senti entrare veramente in un altro mondo, in un'altra dimensione, dove ti succedono quelle cose che succedono ad Alice. Esatto. E la cosa bella è proprio che sei il protagonista, non solo perché sei soggettiva, e quindi tu esplori questo mondo e decidi tu cosa fare, ma
perché c'è un rapporto con gli oggetti che è molto forte anche rispetto al normale mondo virtuale, nel senso che gli oggetti hanno, non so come dirlo, una loro materia, una loro matricità, no? Questa metafisica, se un principio metafisica... Non li attraversi, non ci sali sopra. Sì, anche. Sì, è fatto in modo che si potessero scalare, esatto. Questo è una sensazione incredibile, perché... adesso, quando probabilmente molti di voi hanno provato qualche esperienza del mondo virtuale e c'è un'idea proprio di immaterialità totale, nel senso che si attraversano gli spazi, si attraversano le pareti, si attraversano le persone. In questo caso invece si arriva di fronte a un oggetto e si sbatte contro l'oggetto, da cui anche la mia frustrazione, perché poi cercavo di salire sull'oggetto e non riuscivo ad arrampicarmi. E com'è che si fa? Com'è che hai fatto questo? Allora, in questo caso non puoi immergerti dentro l'oggetto, ecco il quadro di Caravaggio, si vede la textura lì. Non puoi immergerti dentro all'oggetto, ok, l'ho fatto apposta per riprendere il discorso delle sculture tangibili in ceramica. Queste sono sculture qui all'interno. Come ci si arrampica? Allora, si usa il tasto, il trigger del cursore sinistro e piano piano ci si riesce ad arrampicare e insieme il joystick per andare avanti. Quindi si aumenta la velocità, si salta e si inizia a saltare su questi oggetti, ma anche sulle montagne. A un certo punto c'è un pezzo di selva in cui lo spettatore può incappare ed è difficilissimo da uscire, quindi ti devi ricordare tutto il percorso. Sì, ma questa qua esiste veramente? Tu l'hai trovata? Perché tu hai, sì, sì, la selva è là dietro. La selva è là dietro, ma esiste in realtà? Perché hai fatto delle... è attraverso la fotogrammetria che l'hai portata nel tuo paesaggio. Sì, sì, perché noi abbiamo un parco, come il parco della Caffarella, che è una vera selva, la chiamano la... Quindi quello è il parco della Caffarella. Da parte, lì dietro, quello che abbiamo scorto prima, era un pezzo di parco della Caffarella. Ma piuttosto puoi anche intravedere un pezzo dell'acquedotto romano, piuttosto la tomba di Cecilia Metella, e varie archeologie anche della città. È un po' un mix, quindi sì, il surrealismo, sì, la natura morta, però ovviamente costruita con gli oggetti di casa di mia madre, con i pezzi di Roma, con anche le mie sculture. Hai messo dentro tutto questo... Sì. Ecco, parliamo anche dell'esperienza, ma tu come l'hai pensato? Cioè, le persone entrano in questo paesaggio che appunto è surreale, che ti rappresenta, racconta la tua storia, racconta elementi del paesaggio che ti interessava. La pensi libera o ci sono dei sentieri che tu hai immaginato? Allora, io personalmente, ma questo posso dire perché io la conosco a memoria, conosco ogni angolo, e è libera, assolutamente libera. Still Life non è un videogioco, non si muore, non si viene sparati, è libera, ma è un gioco un po' della memoria, perché ti devi ricordare il percorso per scovare tutti gli oggetti, per poter vedere tutto, quindi è un po' un gioco della memoria. E per cambiare scena occorre gettarsi nel vuoto. Non si muore, ma si rinasce nella scena successiva. E allora, questo però c'è di spiegare, cosa vuol dire? Allora, siccome in realtà Still Life non è composta da solamente queste due scene che ho portato qui, che ho montato qui per voi oggi, è composta da 5 ampie scene, però non le ho portate tutte e 5 perché ci avevo messo mezza giornata per sempre. Quindi queste due scene, per passare da una scena a un'altra, ho scritto uno script apposta e raggiungendo un bordo, una soglia di Still Life, ci si lascia cadere nel vuoto, si ha quella sensazione di cadere in mezzo al quadro, ma non si muore, si rinasce nella scena successiva. È un metodo per andare avanti in maniera ciclica. Cioè, un burrone di fatto, sì. Perché a un certo punto si arriva a un burrone e, sì, sì. E però non bisogna tornare indietro perché si può cadere, sì, sì, sì. E si va in un'altra stanza, un altro ambiente di Still Life dove ci sono altri oggetti, altra fotogrammetria, di nuovo altra scena virtuale e così via. Ho capito, molto interessante. Quindi normalmente quanto dura una visita di questo spazio? Ecco, dipende dalle capacità tecniche anche del fruttore. Io direi che una mezz'oretta. Allora, ogni scena contiene una cinquantina di oggetti, tra fotogrammetrie, oggetti di casa di mia madre, sculture. Quindi se magari voi ne avete visti 5-6 oggi, è già tanto, nel senso poi di questi 56 si possono deformare
Ah, senti, allora, questo è un progetto che sta crescendo, stai adesso invece lavorando su altri progetti simili? Sì. Insomma, cosa hai adesso in cantiere? Allora, adesso sto lavorando su un altro progetto di realtà virtuale che è una narrazione non lineare, una narrazione interattiva che ha come soggetto Roma, ma in un altro senso, poiché ha come soggetto Roma, ma anche questo è un nuovo processo di fotografia, e ha come soggetto 20 luoghi specifici di Roma dove l'utente si può costruire la propria narrazione non lineare ed interagire e sentire delle storie in alcuni punti specifici. No, è molto complesso, è proprio una narrazione non lineare, interattiva. Dove si entra nel mondo virtuale? Si entra in questo mondo virtuale e ci sono 20 punti specifici dove si userà il teletrasporto, quindi lo spettatore verrà teletrasportato. Si trovano una serie di... ora non posso svelare tanto, okay, però c'è un modo molto superante per costruire un linguaggio dove lo spettatore può costruirsi la storia di quel luogo specifico. Ho capito. Wow, e quando si potrà vedere allora? Ci vuole un po'. Ecco, allora, ci vuole un bel po'. Quanto ci vuole a fare un lavoro? Nove mesi. Nove mesi, tra fotogrammetri tutto compreso. Quindi vuol dire che un artista, per fare una cosa, oltre ad essere incapace, ma deve andare in giro per casa della madre, per la città, per i parchi, a fotografare tutti questi... Noi abbiamo visto tanti film su Roma, ma mai un film interattivo in realtà virtuale. No, per me non... E quindi, diciamo, questa è un po' la novità. Mi sto già lavorando da novembre, quindi aspetta. Ho capito. E comunque, quindi, un lavoro come questo, creare un mondo come questo mondo che hai creato tu, perché è tantissimo tempo, anche perché non lo fai da casa, devi anche andare in giro a fotografare. Vai sul campo, fai ricerca, fai tantissima ricerca prima, e la ricerca di tutte le nature morte, poi mi interessava il periodo barocco, quindi ho preso vari spunti. Periodo barocco, la massima espressività dell'immersione in arte, quindi. E dell'illusione. E quindi ho fatto delle ricerche specifiche, sono andata sul campo, quindi ci vogliono anche dei mezzi, ci vuole un computer potente per lavorare tutti questi dati, il visore 3D, tantissime tecniche e tecnologie possibili da combinare, sicuramente. Ecco, in termini di linguaggi, tu ti ispiri a qualcuno, ti ispiri a... quali potrebbero essere i tuoi riferimenti proprio nel mondo dell'arte digitale? Hai dei maestri o delle ispirazioni? No, più che altro mi affascina proprio lo spazio self-performativo, l'architettura, lo spazio indoor e outdoor. Quindi io sono affascinata moltissimo dall'architettura e dallo spazio, dal poter costruire uno spazio. Nasce tutto da lì. Ho capito. Ma senti un attimo, ti faccio un'altra domanda, poi dopo, se ci sono ovviamente domande anche dal pubblico, curiosità dal pubblico, le chiediamo, perché poi questo può essere un momento molto informale, è una chiacchierata, come vedete, e voi siete invitati alla chiacchierata, quindi assolutamente qualsiasi domanda è ben accetta, alzate la mano pure in qualsiasi momento e vi diamo la parola. Ma ti chiedo, qual è secondo te... adesso la domanda è grossa, quindi poi però ci interessa la tua opinione. L'arte visiva ha un futuro qua dentro? Che futuro ha? Che futuro vedi per l'arte visiva? Cioè, coloro che sono interessati a dipingere il reale, li vedi sempre più proiettati sul virtuale oppure no? Allora, intanto devo dire, sì, ti rispondo, però devo dire anche una cosa, perché Still Life dialoga con la storia dell'arte. E l'arte contemporanea, il dialogo con la storia dell'arte, riorganizzando e riproponendo il passato come presente e futuro. Futuro perché quegli oggetti si sono già trasformati in qualcos'altro, ma tutta l'arte contemporanea non solo dialoga con la storia dell'arte, ma inconsapevolmente dialoga con l'intero patrimonio culturale, questo te lo volevo dire. Ma ridefinendo l'idea di patrimonio culturale, che non si basa più su canoni prettamente estetici, ma su valori storico-artistici. Still Life, diciamo, a prescindere dal mezzo, è una natura morta, è un quadro e vuole mantenere vivida la tradizione artistica di questo genere, però speculando su paesaggi
e dipinti per creare uno spazio orientato agli oggetti interattivo che si sviluppa tutto intorno allo spettatore. Cioè, Still Life è un quadro, quindi perché non portare avanti questa tradizione artistica? Sicuramente c'è un futuro e ci sono state tante occasioni, già tante occasioni per i mondi virtuali. Mi viene in mente una frase tratta dal manifesto futurista che recitava così: noi porteremo lo spettatore al centro del quadro, e quindi questo è 1912. Il manifesto futurista è quello che accade in Still Life, praticamente dal momento in cui versi il visore sei catapultato al centro del quadro. E lo spettatore, diciamo, fa tante esperienze, fa le cose, sceglie il percorso, deforma l'oggetto. Facendo tutte queste esperienze raccoglie anche informazioni culturali, vive una sorta di relazione cognitiva con la storia. Quindi sì, nei mondi, i mondi virtuali ci sono state tante occasioni perse. Io mi ricordo, 20 anni fa, ci fu una corsa incredibile da parte di tantissime istituzioni, musei, ma anche gallerie, una corsa alla conversione dei loro siti web in spazi curatoriali atti proprio a esporre, curare e vendere arti digitali. Però non funzionò 20 anni fa, un po' perché era la moda del momento, della net art, eccetera. Non funzionò perché la maggior parte di questi spazi non erano, o non erano proprio strutturati bene proprio per vendere le opere d'arte, o non avevano proprio un vero e proprio progetto curatoriale che andasse a sostegno dell'opera esposta, e quindi quella fu un'occasione persa. Ma poi anche con Second Life, dopo, durò 10-12 anni l'enfasi e anche lì svanì. Ci fu un senso, se può sì, dare. Tantissimi musei, tantissimi artisti, tantissime performance, anche io ho fatto delle cose lì, però non è durata, non è stata ampiamente sfruttata. Ma adesso è facilissimo, perché in 2 anni e mezzo di pandemia noi abbiamo usato Mozilla Hubs, Decentraland e tantissimi altri browser per la realtà virtuale. È facilissimo, molte gallerie e istituzioni si sono trasferite in Mozilla Hubs, hanno aperto i loro spazi virtuali in due modalità: sia per vendere opere d'arte tangibili, quindi hanno simulato le loro gallerie, da non confondersi mai con l'arte, con la net art, con l'arte. Con l'arte virtuale, insomma, sì. Della loro galleria. Okay. E poi sono nati altri spazi proprio tipo gallerie per curare e vendere opere in realtà virtuali come queste. E questa è la cosa interessante, perché va bene lo spazio per le gallerie, lo spazio simulato per le gallerie va benissimo, perché dà la possibilità a tante persone che non si possono muovere di vedere la mostra. Certo. Però speriamo che non si perda l'occasione anche oggi, ecco, perché questa è un'occasione, no problem. È un'occasione importante e la pandemia ci ha insegnato, ci ha dato un'accelerazione tecnologica, abbiamo vissuto in 2 anni, 10 anni, e in questi 2 anni più di mezzo mondo ha imparato ad utilizzare tutti quegli strumenti, quelle tecnologie che conosceva solo per sentito dire, ma che non aveva mai utilizzato prima. Quindi abbiamo imparato a riorganizzare strategie di marketing virtuale, abbiamo imparato a curare le nostre online, ne abbiamo fatte tantissime in questi mondi virtuali, abbiamo campato così 2 anni. E quindi dico, speriamo non si perda l'occasione. Abbiamo capito che il digitale è una materia preziosa per l'arte contemporanea, ma anche per l'arte antica. Vediamo quanti musei stanno andando nel metaverso. C'è il MAV di Napoli che sta facendo un lavoro incredibile su tutti gli scavi di Ercolano e di Pompei. Quindi stiamo, tutto questo discorso del metaverso, dei mondi virtuali, non è finito, è in continuo divenire, si sta costruendo di nuovo adesso. Diciamo che ha avuto vari ritorni questi mondi virtuali dagli anni 90 ad oggi. E quindi io come artista sicuramente lo sto osservando. Poi tu hai dato un messaggio giustissimo: il virtuale non per portare il mondo reale lì dentro, per poterlo vedere a distanza, fondamentalmente. Anche per invece creare un mondo nuovo, sì, creare sì, forme d'arte, estetiche nuove come. Sicuramente, ecco, penso che saremo sempre più immersi in futuro. L'unico ostacolo che io vedo, la realtà virtuale,
è scomodo. Perché... No, perché magari non ce l'hanno ancora tutti, allora magari ecco, scaricano un'app, però non sanno come vedere. Per ora Mozilla Hubs, io mi sono trovata benissimo, permette di fruire la doppia modalità, quindi di poter connettere il visore al computer, ma anche di fare un'esperienza 3D tipo nelle chat nel mondo virtuale degli anni 90, quindi di navigare con le freccette della tastiera, un po' come si faceva nei mondi virtuali degli anni 90, non so se vi ricordate la prima chat 3D, mi ricordo prima con Stefano ne abbiamo parlato, VRML, di questo linguaggio di programmazione inventato da Mark Pesce, però lì non si può parlare di esperienza o di occasione mancata, perché era davvero difficile da parte dell'artista poter programmare e da parte del fruitore che doveva scaricare un browser apposta, Cosmo Player, che crashava con le connessioni del tempo, con le connessioni internet. Quindi era abbastanza complessa, negli anni 90 la tecnologia non era ancora matura, si può dire questo, e posso dirvi che io ho dovuto aspettare 20 anni perché tutte queste esperienze immersive, tutte queste esperienze tecnologiche in arte fossero poi diventate oggetto di interesse da parte del sistema dell'arte, poi fossero anche riconosciute e poi adesso ci sono tantissime pubblicazioni, quindi non si può più dire, però ecco, quando la tecnologia non è matura si perdono tantissime occasioni e quindi anche il mio lavoro artistico e la mia ricerca artistica si inserisce in quel discorso di immersività nella storia dell'arte, che però reinizia dagli anni 90, quindi negli anni 90 c'era The Cave, poi i visori ci sono arrivati nel 2015 e ricominciamo con il metaverso, quindi non è niente di nuovo il metaverso, questo è da chiarire, quindi è tutto in divenire, ora vediamo anche cosa faranno, vediamo cosa succederà. Cosa succederà? Osserviamo. Ma chi ha dato tantissimi spunti e stimoli. Salutatelo perché voglio chiudere così perché è molto interessante. Allora, questa ragazza va seguita, tenetela d'occhio perché l'ho visto già e stiamo già pensando di fare qualcosa anche di dimostrativo esperienziale veramente qua dentro, magari nell'autunno adesso dovremo rivederci perché mi spiace, non devo proprio andare, ma ci tengo tantissimo e lei generosamente è venuta. Mi piace tutto, lei è un pioniere, avete capito? Anche lei. Ma a parte questo, voglio dire, ha tanto da dire, molto di più di quello che possiamo dire ora in un'ora, in attesa poi di scambiarci un bicchiere di vino insieme, ma la parte che trovo ancora interessante di tutto quello che stai, ho visto che hai fatto, questo magnifico libro che hai pubblicato, è questa relazione, magari ne hai già parlato io prima, non c'era della... rapporto con lo spazio fisico, sì. Virtuale, fisico, che ormai si intrecciano sempre di più e in un certo senso anche qui con voi è un po' tutto questo gioco di... anche qui il Meet è stato un po' concepito per essere uno spazio fisico e virtuale al tempo stesso, multiprospettico, se ci pensate bene c'è molto della cultura digitale anche nella realizzazione poi di questo spazio. Per cui io vorrei tornare su questo tema dello spazio fisico, spazio virtuale, facendo qualcosa di esperienziale qua dentro, certo. E poi gli approfondimenti sono sempre benvenuti e gli spunti e le domande e mette qui al posto. Io intanto vi ringrazio veramente per essere anche questa sera in questa maniera così bella e informale, ma la scala disegnata da Carlo Ratti voleva essere comunque uno spazio di incontro e informale, non solo di passaggio, no? Ma proprio ci fermiamo un attimo qui. Quindi grazie.